tutti amici di Mi sto viaggiando addosso, noi siamo Valentina e Alessio e oggi rispondiamo alle vostre domande sulle Isole Canarie. Ciao a tutti e ben ritrovati, buon anno nuovo! Siamo un po' in ritardo per gli auguri di buon anno nuovo, siamo però... molto in ritardo, tra l'altro ci scusiamo per il video della scorsa settimana, abbiamo avuto dei problemini tecnici, quindi non siamo potuti andare in onda. Per inaugurare il nuovo anno, oggi abbiamo deciso di fare un video con domande e risposte, un video particolare. Abbiamo infatti raccolto tutte le vostre domande più frequenti, quelle che ci fate spesso qui sotto nei commenti, ma anche sul nostro Instagram, e che riguardano naturalmente le Isole Canarie, ma anche la nostra vita alle Canarie. E abbiamo deciso di rispondere a tutto, oggi ci mettiamo a nudo! Tra le varie domande a cui risponderemo oggi ci sono domande relative alla situazione Covid qui alle Canarie, vi aggiorneremo. Ma anche domande relative al lavoro o al clima. E poi ci hanno fatto anche qualche domandina, diciamo, un po' più personale. Allora è inutile rimandare, iniziamo subito così ci tagliamo il dente. Sì, 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 sono sicuro di essere pronto. Non lo so, io le domande non le ho lette, quindi non lo so. Iniziamo! Allora, io me ne sono scritte. La prima domanda a cui andiamo a rispondere è una domanda che può interessare moltissime persone, perché riguarda la situazione Covid, restrizioni e Green Pass qui alle Canarie, che ve lo dico subito, nell'ultimo periodo, proprio nel periodo natalizio, è cambiata. Quindi facciamo un po' un punto della situazione. Leggo. Com'è la situazione Covid, comprese restrizioni e utilizzo del Green Pass alle Canarie in questo momento? Purtroppo dobbiamo informarvi che contagi e ospitalizzazioni in questo momento sono in aumento. Addirittura in alcune isole si parla di un aumento di più del 50%. Tant'è che sono in vigore restrizioni molto forti. E infatti la maggior parte delle isole si trova nelle fasi più critiche. Vi avevamo già raccontato in un precedente video di qualche mese fa delle quattro fasi o dei quattro semafori, diciamo, che riguardano le Canarie, che periodicamente vengono aggiornati proprio a seconda del numero dei contagi. Abbiamo la fase 1, 2, 3 e 4, corrispondente al semaforo verde, giallo, arancione e rosso, se non erro. Comunque andatevi a recuperare quel video, perché in quel video lì, sebbene ecco le informazioni sul Covid non siano aggiornate ad oggi, però nel video spieghiamo molto bene le singole fasi e le restrizioni corrispondenti per ogni singola fase. Comunque le restrizioni riguardano soprattutto l'aforo, quindi il numero di persone che può entrare in bar, ristoranti, locali, parrucchieri, eccetera eccetera, il numero di persone che si può incontrare, che si può riunire, e altre varie piccole cose. A partire da oggi, 10 gennaio, e questo video andrà in onda tra un paio di giorni, Tenerife passa alla fase 4, La Palma e Lanzarote alla fase 3. Mentre Gran Canaria, la nostra isola, si stabilizza come la scorsa volta in fase 3. Le fasi più stringenti sono proprio la 3 e 4. Queste fasi con relative restrizioni resteranno in vigore fino al 24 gennaio. Dopodiché ci sarà un nuovo aggiornamento, si guarderà di nuovo, diciamo, l'andamento dei contagi e si decideranno le fasi. Il governo si riunisce periodicamente e quindi queste informazioni sono in continuo cambiamento. Per questo vi consigliamo di consultare il sito del governo delle Canarie se magari siete in procinto di partire, perché comunque appunto si tratta di informazioni che cambiano continuamente. Vi consiglio, se volete rimanere sempre aggiornati, però magari non masticate bene lo spagnolo, quindi perché il sito delle Canarie naturalmente è in spagnolo, di seguire la pagina di un mio amico che si chiama Pieraldo Canarie, che in realtà aggiorna continuamente ogni volta che escono delle novità sulla situazione Covid su Facebook. Io la trovo molto utile e ve la consiglio.
Infine, non dimentichiamo di dire che la mascherina è tornata obbligatoria anche all'aperto e che il certificato Covid, che poi sarebbe il Green Pass, viene richiesto obbligatoriamente in locali, bar, ristoranti e altre attività commerciali per le isole che si trovano ai livelli 3 e 4. Ma veniamo alla seconda domanda che ci pongono i nostri amici a casa. Ma le Canarie attualmente si trova a lavoro? Che domandona! è una bella domanda, però è anche giusto chiedere, no? Allora, diciamo che la risposta dipende, tanto per cambiare. Dipende innanzitutto da quale lavoro state cercando, perché chiedere si trova a lavoro è abbastanza generico. Sappiate che le Canarie già comunque prima della pandemia non è che avessero livelli di occupazione altissimi, adesso dopo la pandemia è ancora peggio. Noi comunque non vogliamo scoraggiarvi perché ogni lavoro è un universo a sé stante. Tutto dipenderà dal tipo di professionalità che avrete in mano, dal numero di lingue che parlate, dal settore, dall'isola su cui volete andare, da quanto sarete intraprendenti e insomma quanto e anche un pizzico muovere. Anche un pizzico di sorte. Anche un pizzico di suerte. O di suerte, mi è uscito sorte, vabbè. Hai fatto una via di mezzo. Sì. Sì, anche un pizzico di fortuna, quella in questo momento sicuramente aiuta. Ma veniamo ad una domanda un po' più, diciamo, sul personale che riguarda noi. Ci chiedono: tornereste mai in Italia? L'Italia ci manca, senza dubbio. Sicuramente la voglia di tornare c'è, riabbracciare i cari, rivedere i luoghi che abbiamo vissuto fino adesso, dell'infanzia, comunque della vita. Sì, però la domanda non era, secondo me, su tornereste in vacanza in Italia, cioè tornereste in pianta stabile. Io ci ho provato a sgusciare. Dai, dall'Italia ci mancano tante cose. Nel video sul pacco dall'Italia forse si è notato un poco che ci manca il cibo. Ci mancano gli affetti, naturalmente. E altre cose, sì, che riguardano i ricordi più che altro, no? I luoghi di casa, quella roba lì. E non so se torneremo mai in Italia. Io non mi sento di dire no, a priori. Esatto, in questo momento stiamo bene dove ci troviamo. Diciamo che abbiamo avuto l'impulso di trasferirci in un posto nuovo e adesso ci troviamo abbastanza bene, almeno io mi trovo bene. Sì, qui noi stiamo bene. Certo, io penso sempre che la vita è sempre cambiamento, è sempre una costante evoluzione. Non a caso da poco abbiamo comprato un van camperizzato che chissà dove ci porterà. E non lo so, poi noi siamo un po' irrequieti. Quindi magari le Canarie sono state solo un punto di partenza. Può essere che un giorno torneremo in Italia, può essere che un giorno andremo da un'altra parte. Chi lo sa? Lo sappiamo. Chi lo sa? D'altronde mi piace pensare anche che la bellezza della vita stia proprio nel fatto che non sai poi, no? cosa ti aspetta. Non c'è niente di già scritto. Il tuo futuro lo scrivi tu. Che frasona! Qual è la cosa che questa ci metterà in crisi, già lo so. Qual è la io, cosa già pa- io ho già paura. Che vi piace di più del vivere alle Canarie? Allora, rispondo prima io. Vai. Per quanto mi riguarda, la cosa che mi piace di più del vivere qui alle Canarie è sicuramente il clima. Perché io ho sempre sofferto il freddo. Non mi piacciono i luoghi freddi, il clima freddo, non mi piace la pioggia, non mi piace la neve, insomma, non mi piace il vento, insomma. Qui ho trovato il paradiso, soprattutto nel sud, nel sud dell'isola. Se ci spostiamo, vento e pioggia ce n'è, quanta neve. Esatto. Qui nel sud, sole, caldo, la maggior parte, diciamo, dei mesi, io sto da Dio, cioè proprio, guarda. Quindi, per quanto mi riguarda, la risposta è il clima caldo. Sì, sicuramente il clima è stato un bel cambiamento rispetto all'Italia. E addirittura leggevo che si dice, insomma, che qui a Gran Canaria in particolare ci sia uno dei climi migliori al mondo. E confermiamo, possiamo che confermare. Io aggiungerei però anche la cordialità delle persone. Io so che forse qualcuno avrà da ridire, perché spesso, non so, leggo di italiani imbestialiti che dicono che qui non sono stati trattati bene, eccetera, eccetera, sono arrabbiatissimi.
Però la verità è che a noi ci hanno sempre trattato tutti benissimo. I canari ci hanno veramente aperto le porte delle loro case. Mi piace questo fatto che la gente ti sorride, è pronta ad aiutarti, cioè c'è questo clima qui, almeno a noi è successo così. Poi naturalmente noi, io credo, ci sentiamo ospiti, no? Cioè sappiamo di essere ospiti in un paese che non è il nostro, quindi ogni volta che ci poniamo in situazioni o con persone lo facciamo con grande rispetto della popolazione locale, perché sono loro i padroni del posto e quindi, e anche rispetto del luogo, del luogo, quindi credo persone. Che di conseguenza veniamo trattati. Poi se ci si pone in maniera rispettosa, ovviamente si viene trattati, ecco. Poi di anche è vero che la brutta esperienza può capitare, certo, però è la singola esperienza, anche a noi qui sono successi. Abbiamo trovato gente scorbutica, gente antipatica, gente che non ci ha voluto aiutare sicuramente, però abbiamo anche trovato tanta brava, bravissima gente. La maggior parte delle volte. Sì, e questa è una cosa che per esempio a me piace moltissimo. Ah, senti questa. Quanti anni avete? No, non si fanno queste domande, ma insomma. No, io non ho nessun problema a dire quanti anni ho, sinceramente. 18? Sì, esatto. Ah, vedi? Allora, inizio sempre io, sì. Così rompo il ghiaccio. Allora, io ho appena compiuto ben 40 anni. Invece sono una bambina ancora in fiore, ho solo 36 anni. Si può fare il bagno a febbraio? Sì, se siete dei pinguini, sì. Dai, non è vero, è così di spaventi. No, sì, dipende dalla giornata, volendo sì. Allora, che facciamo un po' un discorsetto sul clima delle Canarie, anche se credo che poi prossimamente faremo un video a parte su questo argomento. Però prima di andare avanti a parlare del clima, che so che è un argomento che vi interessa, io vi inviterei, se vi piacciono i video sulle Canarie, se volete sempre un sacco di informazioni aggiornate sulle isole Canarie, su come si vive, su come trasferirsi, insomma, se volete venire con noi a dare anche una sbirciatina nella nostra vita sotto al sole, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati, appunto, ogni volta che uscirà un nostro video. Mi raccomando, a voi non costa nulla, però per noi è super importante. Ah, un'altra cosa tra l'altro che volevo aggiungere prima di andare oltre, sono delle anticipazioni. Adesso parliamo del clima, promesso, però vi volevo dire che stiamo lavorando innanzitutto sulla mini guida aggiornata come trasferirsi alle Canarie nel 2022, perché adesso quella che c'è sul sito è un po' obsoleta, del 2021, quindi modificheremo alcune piccole cose per aggiornare soprattutto le informazioni relative al Covid, alla possibilità di trovare lavoro, insomma come sta cambiando la situazione qui nel frattempo. E l'altra notizia è che stiamo appunto terminando di scrivere la guida ufficiale, quella completa, su come trasferirsi alle Canarie nel 2022, con un mare di informazioni utili e pratiche che siamo sicuri potrà essere la vostra Bibbia se vorrete trasferirvi qui. Esagerato. Detto questo, andiamo avanti. Si può fare il bagno a febbraio? Dunque, qui si parla di eterna primavera alle Canarie, no? Che significa? Allora, noi naturalmente possiamo parlare per Gran Canaria, che è la nostra isola, non siamo informatissimi sul clima delle altre perché non lo abbiamo vissuto in prima persona. Qui a Gran Canaria, secondo me, l'anno si può dividere in due parti. C'è la parte che va dalla metà di ottobre fino ad aprile, più o meno, aprile-maggio, metà aprile, va, e poi la parte che appunto va da metà aprile fino a ottobre. La prima parte, quella da ottobre ad aprile, è diciamo l'inverno canario, che è una primavera in realtà, cioè le temperature si aggirano intorno ai 20 gradi circa. Ovviamente poi ci sono delle giornate più belle, di sole potente e i gradi crescono, magari arriva un po' di calima,
e insomma la temperatura si alza, ci sono giornate un po' meno belle. Esatto. In cui la temperatura invece si abbassa. Nella restante parte invece abbiamo l'estate canaria, cioè le temperature salgono, ci troviamo intorno ai 30 gradi più o meno, insomma sole, caldo, spiaggia, perché sole, caldo, spiaggia, ti arriva subito spiaggia e bagno. Io prima, nel periodo dove hai parlato tu, non mi arrischierei a fare il bagno. Però c'è da dire che noi siamo diventati freddolosi da quando è vero. Cioè noi inverno vero non ce lo ricordiamo più quello italiano. Cioè adesso ci fa freddo se la temperatura scende sotto ai 20 gradi appena appena. Ci sono in realtà moltissime persone che fanno il bagno a gennaio, febbraio, dicembre. E quelli sono pinguini travestiti da persone. No, non è vero. Non è vero, sono persone che vengono qui in vacanza, che magari vengono da un paese dove fa molto freddo in quel momento e qui gli sembra una super estate. Certo, quando appunto ci sono quelle giornate un po' bruttine, col vento, che scendiamo sotto i 20 gradi, l'oceano poi è molto freddo, quindi diciamo che non è proprio piacevolissimo fare il bagno a febbraio. Però ci sono poi quelle giornate che batte un bel sole caldo, soprattutto al mattino, bisogna approfittare delle ore, diciamo, centrali della giornata, che è un bel tuffo, perché no, si può fare. Senti questa domanda: perché nelle esterne il vetro della vostra macchina è sempre sporco? Hanno ragione, perché glielo dici tu? Allora, perché non lo laviamo? Ma non è vero! Nella zona dove viviamo noi c'è molta sabbia, è una zona, come si può dire, un po' non molto urbanizzata, ecco. Quindi c'è molta sabbia, un po' di vento e quindi ogni volta la macchina tu la lavi, dopo due giorni completamente sporca. Non è sporca. Che viviamo in mezzo alle dune di Maspalomas, no. È che intorno a noi ci sono molti barranchi, si chiamano, esatto, sono degli sterrati. Pieni appunto di questa sabbia rossiccia che poi col vento si alza e va a sporcare. Una piaga. Si combinano, uno schifo, per non parlare poi di quando arriva la calima, che è lì proprio. No, è lì, non puoi fare niente, quindi... Quindi questa è la risposta alla domanda, non è che non lo laviamo il vetro. È che dovremmo lavarlo ogni giorno, ma non lo facciamo. Veniamo alle ultime due domande. Ho paura perché solitamente le ultime sono le più dure. Hai bene ad avere paura, perché la domanda che ti sto per fare adesso è un domandone. Un altro domandone. È un classico proprio. Sempre verde. Secondo me la domanda più fatta su YouTube, ma anche su Instagram, a tutti quelli che fanno magari delle vite alternative, parlano di viaggi o viaggiano in van. Sì. Vuoi indovinare? Ho già intuito. Mi butto? Vai. Che lavoro fate? Bravo! Che lavoro fate? È una curiosità, esatto, che evidentemente vi volete togliere. Noi non abbiamo nessun problema a dirvi che lavoro facciamo, quindi ve lo diciamo tranquillamente. Già prima di trasferirci alle Canarie, noi avevamo già iniziato a lavorare sul web. Lui nasce come un informatico, io invece mi sono laureata in tutt'altro, quindi insomma non ho poi praticato, diciamo, il lavoro della mia laurea, però a un certo punto la mia creatività si è incontrata con il suo essere informatico e infatti in Italia noi avevamo un e-commerce, un negozio online, e durante gli anni in cui abbiamo avuto questo negozio abbiamo imparato, insomma, come si lavora online. Abbiamo studiato, ci siamo formati. E una volta trasferiti qui abbiamo continuato a lavorare online. Quindi ci possiamo inserire tranquillamente nella categoria dei nomadi digitali. Quindi che può svolgere il proprio lavoro in qualsiasi parte del mondo. Poi occasionalmente accettiamo anche lavori qui nel turismo. Quindi lavori fisici in cui proprio c'è da andare in prima persona. Ad esempio in quest'ultimo periodo, che è stato il periodo natalizio, qui c'era tantissima gente venuta in vacanza, c'era molta richiesta. Lui per esempio è andato a lavorare come soccorista, lui fa il bagnino, ho preso qui un brevetto quando ci siamo trasferiti. Tipo Mitch di Baywatch! Sì, tipo Mitch di Baywatch! Comunque questa è una battuta da vecchio proprio, perché cioè, non sono i giovani! Se conoscete Mitch di Baywatch scrivetecelo qui sotto nei commenti!
Ultima domanda, finalmente, perché sicuramente questo video sarà lunghissimo. Vabbè, come tutti gli altri. La normalità, la normalità. Ma il van? Bella domanda. Perché abbiamo iniziato a pubblicare dei video sul fatto che avevamo comprato il van, stavamo per partire, bidibum e bidibam, e poi si sono un po' interrotti. E in realtà la spiegazione è quello che abbiamo detto poc'anzi. Esatto, i video arriveranno anche molto presto. Ci siamo presi un attimo di pausa proprio perché abbiamo approfittato per lavorare un pochettino fisicamente e quindi mettere da parte un po' di soldini, che è necessario. Se si hanno progetti di viaggio a lungo termine, se si vuole partire, eccetera, eccetera, quando arriva un lavoro, insomma, ben pagato, è giusto anche prenderlo, prendersi i propri tempi. Abbiamo solo messo in stand-by, diciamo, cosa, ma stiamo per riprenderla in realtà molto presto. Perché studiando un po' nel web abbiamo imparato che la flessibilità è la chiave, no? È proprio così. Sia per la vita in van, ma anche nella vita vera, no? Sì. Quindi non, stiamo imparando anche che essere rigidi non premia. Sì, e anche la libertà, no? Quando uno sente nomade digitale, oh che bello, anche la libertà ha il suo prezzo. Bisogna, non è sempre tutto oro ciò che luccica, per ogni cosa c'è un lato bello e un lato meno bello. Comunque, tanti progetti bollono in pentola per il 2022 e gli iscritti stanno aumentando, mio caro amore. E grazie a voi stanno aumentando, perché noi sentiamo il vostro calore, il vostro affetto, e ne siamo tanto felici. Per questo continueremo a darvi sempre il massimo. Se siete capitati qui per la prima volta, ehi, non ve ne andate, sappiate che sul nostro canale Mi Sto Viaggiando Addosso ci sono tantissimi altri video che parlano di questi argomenti, quindi andate un pochettino a sbirciare. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un bel like, perché... Scusa. Perché un vostro like ci dà tanta soddisfazione, ci gratifica, noi ci sentiamo premiati e coccolati dal vostro like, quindi se vi va fatelo tranquillamente, non vi preoccupate, non abbiate paura di cliccare. Non si paga niente. E naturalmente vi ricordo anche che se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanella, così che ogni volta che esce il nostro video tic vi arriva la notifica. Non fa tic, però è più bella la notifica. È più bella, sì. Io l'ho fatto uguale. Comunque, in generale, sappiate che pubblichiamo un video a settimana ed esce un nostro nuovo video ogni mercoledì a mezzogiorno. E infine, lasciateci un commento. Se avete ad esempio altre domande, scrivetele qui sotto nel box, così noi facciamo un altro video. Noi rispondiamo, siamo sempre disponibili. Se avete dubbi, perplessità anche in merito a quello che abbiamo detto oggi, scriveteci. Ma scriveteci anche semplicemente se ci volete salutare, se ci volete dire qualcosa, non insultateci gentilmente. No, vi prego. Siamo tanto carini, non ci potete insultare. Diteci tante cose belle, solo complimenti, please. Questa è una citazione. E detto questo, noi vi rinnoviamo gli auguri, chi lo va a capire ha capito. Tanti auguri ragazzi, grazie per essere qui con noi, e mo basta, questo video sta durando pure troppo. Esatto, quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Stay tuned, restate sintonizzati, suerte! Nos vemos, ciao! We'll be right back.